Ciao a tutti, bentornati. Cosa ho fatto ieri? Ieri ovviamente mezza giornata di shopping, tutto tutto mio, mi sono dedicata a mezza giornata. Dove sono stata? Anche pensando un pochino a voi, ma anche un pochino a me. E faccio fatica a tirarla su, ragazzi. Danni da Primark. Ok, vediamo il mega pacchetto e cosa sono riuscita a comprare da Primark. Allora. No, questo non è lo scontrino, ragazze, perché è mischiato dentro. Poi se riesco a trovarlo ve lo faccio anche vedere. Tanto più o meno mi ricordo la spesa, poi alla fine facciamo i conti, dai. Allora, partiamo così a random perché praticamente è tutto mischiato. Innanzitutto, bellissimo, bellissimo fare shopping dopo tanto tempo, tantissimo tempo che non vado ad Arese, veramente. Non mi ricordo neanche da quando, pre-pandemia, ma ancora prima, 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 veramente. Sono stata con la mia collega, la ringrazio della compagnia. Ciao, Tizi. Allora, visierina, pensando alle vacanze, ovviamente, così intrecciata in paglia, molto, molto carina. Adesso ve la indosso, ve la faccio vedere, è veramente carinissimo. Il prezzo anche è super carino. Guardate un po'. 5 euro. Queste cose al mare costano veramente un occhio della testa, allora meglio pensarci veramente un po' prima. C'erano anche tanti altri cappellini molto carini, 5-6 euro, veramente, veramente bellini. Cioè, guardate che stilosa che è, no? Immaginate per le vie, non so, di un centro, di una città, per l'estate, con questa visierina super, super carina. Dai, io sì, mi sono proprio immaginata e quindi l'ho comprata, ovviamente. Dai, mettiamo di qua così riusciamo a non fare troppo, troppo disordine. Poi, la cosa beauty che ho visto, mi aspettavo, ecco, sono andata da Primark anche pensando a un pochino a risistemare la make-up station, quindi dei contenitori per la mia make-up station, ma non ho trovato tantissimo, devo essere sincera, almeno non ai prezzi che mi aspettavo, magari sono un po' fuori budget, adesso vediamo un po' in giro se riesco a trovare qualcosina d'altro. Comunque carinissimi questi due cassettini fatti così, adesso ve li apro, vediamo un attimino bene insieme perché sono ancora dentro nella plastica, anzi vi faccio vedere prima il prezzo. Prezzo quello lì, 4 euro. Dai, 4 euro, mi sono anche pentita quando sono uscita ed ero in macchina, ho detto che potevo comprarne un altro. Vabbè, ormai ero già in macchina, quindi non potevo assolutamente rientrare ad Arese né da Primark, ecco. Carini. Vedete, si aprono così con la loro maniglietta, troppo troppo bellini. Poi si possono mettere degli organizer interni, magari per gioielli, oppure utilizzarli per il make-up. Adesso vediamo cosa ci farò ancora, veramente non lo so, vediamo. Magari poi faremo un video pulizie di primavera della make-up station. Di solito si dice le pulizie di Pasqua, magari le facciamo dopo Pasqua, eh. Dai, ok, questa però carinissima, mi è piaciuta, 4 euro, veramente veramente top, carina. Carina, carina, carina. Adesso non so più dove mettere le cose perché ho veramente tante cose. Ah, poi un'altra cosina. Faccio vedere questa perché è troppo, troppo bella. Troppo, troppo bella. Allora, guardate un po' qua. Che bella questa borsina. Cioè, voi non potete credere il prezzo, veramente. Ma il prezzo. Dai, 8 euro. Veramente, fatta benissimo. Devo dire che sembra proprio, cioè, una borsa. Vedete magari sui siti di Instagram a 40-50 euro, ho pagato 8 euro, cioè fantastica. Tracollina, ma veramente, veramente stupenda. Bella, proprio bella. Ce ne erano tante altre, però mi sono data un budget, quindi ho deciso di comprare queste in un tono neutro. Ce ne erano tantissime, molto belle in tinta corallo, anche in beige, in nero. Però ho detto ne compro una, quindi questa è quella che mi è piaciuta di più. È questa, ho pensato anche a un po' ai vari look, poi vediamo. Sicuramente tra poco faremo un altro try on haul. Pensate specifico su una cosa specifica, carinissimo. Vediamo dai, prossimamente. Non vi spoilero niente. Non vi spoilero niente. Poi va, mi è capitato questo qui. Potevamo non comprare qualcosa di beauty? No, è impossibile. Allora, il set. Il set è Lip Plump, c'è un lip exfoliator e un plumping lip gloss, ovviamente un esfoliante e poi il lip gloss plumping.
Appunto, vabbè, quindi c'è 3,4 grammi l'esfoliante e 3 ml il blush in questa confezioncina rosa, super carina, 3 euro. Vediamo come funzionano. Poi ci faremo magari qualcosina su Instagram, vediamo un po'. Già devo fare qualcosa di Shein, sì, lo so, sono un po' in ritardo, ma ce la faccio con la programmazione, ce la faccio, dai. Poi, ho visto questo che ogni tanto lo utilizzo, che è lo shampoo secco a 1,50 euro, ok? Ed è in profumazione un po' esotica, qui dice Exotic Tropics. Mi piaceva un attimino per rinfrescare i capelli, anche quando non riesco magari a lavarli così frequentemente, anche magari prima del video mi do una rinfrescata con questo, è buona. Io non dico spesso, ma magari una o due volte alla settimana lo utilizzo lo shampoo secco. Prima magari del lavaggio, quando non riesco appunto a lavarli, almeno io li lavo dopo 3-4 giorni, devo dire la verità. Li lascio un pochino, non li lavo spessissimo perché comunque, almeno a mio parere, li stresserei troppo. Non so se voi siete della stessa idea. Ok, comunque, carino. Non l'ho ancora usato, voglio sentire la profumazione. Però mi ispirava e quindi messo nella mega borsa. Poi, carinissimo, in tema Pasqua, guardate che carino. Guardate un po' che carino. L'ovetto, il mini ovetto. Ce n'era un altro, volevo prendere tutte e due. Poi ho detto, vabbè, dai, prendiamone uno. Ok, l'ovetto, 6 euro, guardate un po'. Prezzo 6 euro. Cioè, da Primark veramente fate delle spese secondo me assurde. Quindi chi non c'è mai andato, non lo so se qualcuno di voi non c'è mai andata, ma andateci veramente, ne vale veramente, veramente la pena. È veramente gigantesco, sono due piani immensi e c'è veramente di tutto. Io impazzisco per Primark, veramente, impazzisco proprio. Anche questo qua. Allora, una lip collection e dentro abbiamo allora il lip butter, il lip lamp e il lip exfoliator. Sono andata un po' un po' di queste cose qui per le labbra, dai. E questa è la fotina di quello che c'è all'interno. Lo andiamo ad aprire? Dai, vediamo se riusciamo ad aprirlo. Devo togliere innanzitutto gli adesivi. Vediamo. Ma sì, dai. Ci facciamo il regalino di Pasqua in anticipo, tanto abbiamo già aperto le uova, no? Quindi possiamo aprire anche questo. Ok, dai. Uno, ce l'ho fatta, anche perché ho poche unghie e faccio un po' fatica. Ok, meno male che non ho messo le unghie finte, perché sennò non sarei riuscita ad aprirvelo sicuramente. Le ho comprate su Shein le unghie finte, ve l'ho detto, no? Forse no. Forse no, perché l'ordigno poi l'ho fatto prima di avervi fatto Shiglam. Poi al massimo le vediamo insieme. Ok, vai, vediamo se riusciamo ad aprirlo. Sì, dentro si presenta così, eccolo qua. E adesso lo guardiamo. Allora, vediamo un po'. Beh, facciamo che riappoggiamo il suo involucro qua dietro. E andiamo ad aprire la carta e a vedere cosa ci sta all'interno. Ok, 3 prodotti. Tra l'altro sprigiona un buonissimo profumo. Sì, è lui. Non so se la carta è profumata. Buono, il lip. Bello, carino. Allora, il gloss è questo qua. Adesso andiamo a sbocciarlo se è colorato. Poi, questo è il lip balm completamente neutro e bianco. Eccolo qui, semplicissimo. E il primer. Eccolo qui. L'esfoliante, primer, come lo vogliamo chiamare, questo qua. Andiamo a vedere com'è il lip gloss. Vediamolo, che sono curiosa. Sembra super carino vedendolo così. Sì, è questo che profuma tantissimo. Adesso ne faccio uscire un quantitativo immenso. No, dai, ce l'ho fatta. Dai, pensavo più colorato, ma non è ipercolorato. È abbastanza.
Devo farvelo vedere prima perché praticamente poi messo così è abbastanza neutro. È poco 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 colorato, infatti di colore voi ne vedete pochissimo, vedete? È molto molto neutro, però dai, ci sta, ero curiosa, volevo vedere la confezione, mi piaceva, l'ho comprato. Ok, niente di che, ma poi vi faccio sapere come sono i prodotti in generale, se ne vale la pena o meno. Comunque ha un profumo spaziale, non sarà colorato, ma è profumatissimo, sa di ciliegia. Mamma mia, buono. Poi, siccome ero alla cassa e sono stata brava e ho speso giusto nel mio range, nel mio budget, poi alla fine vi dico quanto, e ho comprato anche queste candeline, due ne ho comprate alla Peonia, sono molto molto carine da tenere ovunque, belline, 80 centesimi, iper profumate, belle, che ti ho detto dai, visto che sono riuscita a mantenermi nel mio budget, compro due candeline. Giusto per comprare ancora qualcos'altro, dai. Poi cosa andrò? Andrò di vestiti. Dai, vado un po' random. Allora, ho comprato delle cose per i due miei bimbi. Primark, veramente, per i bambini è convenientissimo e c'è veramente tanta, tanta, tantissima scelta. Allora, vabbè. Pantaloncino, ciclista lungo. Da 2,50 euro, semplicissimo, monocolore nel verde, abbinabile un po' su tutto. Forse sono stata un po' larga con le taglie perché era un po' che non andavo da Primark e non mi ricordavo sinceramente bene bene come vestisse. Veste secondo me un po' grande, quindi non state su delle taglie troppo grandi perché sinceramente io ho esagerato, le ho fatte provare ieri e sono un pochino grandi. Magari poi lavandole si restringono un attimo, comunque al massimo le teniamo per la prossima stagione. Però sono programmi. Io ho preso un 12-13 anni che di solito prendo sempre per mio figlio, che ne ha 10, ma veste più grande ovviamente, però sono effettivamente un po' larghi. Dai, poi andiamo avanti. Poi ho preso sempre per lui un bellissimo felpone perché mi piaceva troppo, così. Carinissimo, semplicissimo, grigio con questa trama qui. Ok, bella, veramente bella. A 9 euro. Ok, bellina, è garzata, non è felpata dentro. C'erano, ahimè, ancora tante cose felpate che sinceramente, ahimè, adesso ormai non è più tempo. Magari, ecco, poi mi sono infilato dentro anche gli appendini, ovviamente. Poi vi faccio vedere un pochino di t-shirt perché ho fatto anche la scorta, anche queste iper iper convenienti. Allora, questa, no, perché ci sono di vari prezzi. Allora, questa serie qui, allora, con questo disegno qua, bianca, semplicissima, il dietro invece è semplicemente bianco, 2,50 euro. Una t-shirt 2,50 euro ed è anche un cotone abbastanza buono, devo dire, perché io l'ho già avuta in passato, tenute, le lavate, stralavate e comunque resistenti, devo dire. Poi, vabbè, non ve le faccio vedere tutte, anche ne faccio vedere solo alcune, anche queste ne ho prese un po', 2,50 euro, carinissima, in questo colore super super portabile, un po' su tutto e super neutro. Anche questa, poi ho preso questa, è troppo carina, ve la devo far vedere. L'ho presa come sfottò mio figlio e ho detto adesso te la devi mettere. Dai, perché c'è scritto sopra influencer. Mi ha detto mamma, allora non la metto. Va bene, ho detto fai un po' come vuoi. Al massimo se la mette mamma. 1,90 euro. Super, super carina. Questo verde evidenziatore. Poi ve ne faccio vedere. Poi ne ho presa ancora un'altra. Di queste qui a 2,50 euro. Dai, ormai che ci siamo, vi faccio vedere tutte. Su, fatemi un po' i fatti miei. Vi faccio vedere anche questa qua, su questo tono di azzurro, molto molto carina. Così il disegno è sempre da retro, semplice, basico. Sempre 2,50 euro. Poi l'unica invece da 3 euro che ho comprato è questa qui. Queste versioni sono da 3 euro. Questa infatti ho preso la taglia giusta, che è un po' più piccola, ho preso il 12-13, invece nelle altre ho preso il 13-14 che è troppo grande. Ok. Questa anche super carina, super portabile,
veramente in questo tono neutro, in questo beige neutro che va veramente su tutto. Poi ho preso, va bene, le mie cose le ho lasciate sotto, eh. Prima vi guardate le cose per i bambini. Dai. Ho preso per la mia baby, per tutte le mamme che hanno dei bimbi piccini o anche bimbi grandi, comunque c'è veramente tante tante cose. Vestitino, basta un po' grande, perché ragazzi, questo è un 18-24, un 18-24 mesi. Io a lei metto sempre un 18-24 mesi, ma questo sinceramente ho fatto un po' di corsa e lì lì non mi è sembrato tanto grande, ma adesso a casa sì, non gliel'ho ancora provato, non gliel'ho ancora messo, però sì, però ho detto vabbè, al massimo l'accorcio, ho la suocera che mi aiuta, quindi va bene, va comunque bene. Ed era un bipack insieme a questo, semplicissimo, a costine in questo bellissimo azzurro, ok? Più o meno il taglio è simile, però carinissimo, super portabili, 9 euro tutti e due. Poi sono passata a qualcosa di super estivo perché c'erano anche dei completini super estivi. Guardate che tenero che è. Con queste margheritine, bella la canottina con il suo pantalone. Pantaloncino 1,80 euro, canottina 1,80 euro. Super, super economico. Poi, bipack di leggings, sempre 18-24. Questo coi pois, azzurro e rosa, e questo solo rosa. Pagati 3,50 euro, cioè 3,50 euro due leggings, ok? Credo che non si trovino in nessun altro negozio, almeno se voi li trovate ditemelo che corro a comprarne degli altri, se è più vicino di Primark. Ok, poi magliettina, questa qui, troppo troppo carina, 1,80 euro. Ok, e di queste ne ho prese due, appunto ho fatto il set con leggings. Questa qui rosa e questo qui violetta, sempre col pois grande. Eccola qua, sempre 1,80 euro. Troppo troppo carine. Poi, ok, forse sono arrivate le cosine per me, perché stavolta sono stata un po' più brava per gli altri e per me non ho preso proprio, proprio esagerato, dai. Allora, siccome mi serviva il pigiama, ho trovato questo set insieme da iper iper risparmio proprio, ma è anche carino, a me piaceva, molto molto semplice, 7 euro. Adesso ve lo apro, ve lo faccio vedere. Allora, la t-shirt è monocolore in un verdino molto molto chiaro, sembra quasi bianco, ma è sul verde. Che è questa qua, semplice, girocollo in cotone, niente di che, ma super super comoda. Poi il pantalone invece non ve lo so da aprire perché è tutto incartato, ma è con questa fantasia fiori. Ok, mi piaceva l'abbinata, non so, fiore con qualcosa di neutro sopra per stare in casa come pigiama, va benissimo. 7 euro, top, va benissimo. Poi ho preso qualcosa di più carino invece per stare in casa e ho preso questi joggers molto molto morbidi, che è un po' cargo. Fatti così con il risvoltino sotto, il polsino sotto. E vi dico il prezzo. Vabbè, io ho preso una media, 7 euro. Ok, sempre 7 euro. In cotone sembra un bellissimo cotone, tra l'altro, molto leggero, sono molto morbidi, un po' over, comodi appunto per stare in casa. Hanno i tasconi davanti. Vedete? Al tascone grande qui con poi il disegno del tascone, insomma, mi sono piaciuti da abbinare al toppino. Questo toppino che ormai vediamo in tutte le salse ovunque, no? Potevamo farcelo mancare? Eh no, ok. Questo toppino, bralettina, che poi sinceramente fatto in cotone così a costine, non so, sotto un blazer potrei usare anche adesso, non so, vedo la taglia, perché ho preso una L, mi sembravano piccolini, potrei usare anche di metterlo sul blazer per uscire, non lo so, devo vedere come stanno, eh. Poi
poi come sta, poi ve lo dico. E lui ha pagato solo 3,50 euro. Infatti ho detto, bah, volevo quasi quasi prendere più colori. Poi, sempre per la questione del budget, ho detto, vabbè, Elena, sei brava, ne compriamo uno solo per tipo. Adesso dovrei appoggiare un po' di cose perché veramente non ce la faccio più. Quindi aspettate un attimo, farò una delle mie solite cose poco da video, ma mai conoscete. Abbiate pazienza che mi riorganizzo 5 secondi perché altrimenti faccio disastri e non ho più voglia di tenermi in mano tutte queste cose. Ok, quindi vado a pescare qua sotto. Dai, ce lo mettiamo un po' qua sopra, va. Facciamo così, questo è meglio qua sopra. E poi questo bellissimo mi piace tantissimo. Camiciona in jeans, quando l'ho vista praticamente è stato tipo gli occhi a cuoricino, amore a prima vista, ho detto no, è mia, è mia, è mia, è mia. Ok, e era vicino a dei giubbini in jeans, io veramente la sezione di questo camicione non l'ho trovata, era appesa così a caso, l'ho visto e ho detto mio, l'ho provato perché effettivamente sono veramente, veramente over, ma veramente, veramente over, perché io ho preso una taglia piccolina. E questo veniva 19. Ok. Io ho preso una 32 europea, che dovrebbe essere una 36 italiana, qui dice. Quindi vestono veramente, veramente grandi. Perché io l'ho provato, tra l'altro avevo il kiwi sotto, una specie di kiwi leggerino, e mi stava sopra la giacchina, quindi top, ho detto, lo prendo, è mio, mi piace. Adesso che mi arriva la bella stagione, me lo sfrutterò tantissimo. Poi mi piaceva il colore, mi piacevano un po' queste come si dicono, adesso non mi viene il termine, ragazzi, abbiate pazienza, ma queste sfrangettature, questo tema un po' loose mi piaceva un sacco. Poi devo andare a recuperare le altre cose, vediamo, vediamo, c'è ancora qualcosina beauty, dai. Questo set qui, che tra l'altro non ho visto io, ma chi mi accompagnava, e poi mi sono fatta tentare ovviamente. Allora, questo set a 2,50 euro e cosa contiene? Eye mask e shower cap. Quindi è per fare appunto la maschera sotto la doccia, vi mettete la maschera e poi vi mettete ovviamente la vostra cuffietta. Tutto in tema colorato, così un po' con i frutti, bellissimo. Infatti vi fa vedere come applicarla. Dietro c'è il disegnino della doccia, vi massaggiate la maschera e poi vi mettete il cappello, vi finite di fare il cappello, la cuffia, vi finite di fare la doccia e via. Ok, mi è sembrata un'idea carina e l'ho comprata. Poi questo perché veramente ho problemi con le occhiaie ultimamente, la mia bimba non mi fa dormire, non so più che cosa usare. Quindi questa non ce l'avevo sinceramente, la maschera riutilizzabile da mettere in freezer, questa qui. E mi sono detta, boh, la compro, così la metto in freezer e poi magari 10 minuti prima di andare a dormire me la metto. Questa qua, troppo troppo bella, mi piaceva tra l'altro il colore, non so, tutta gelosa, mi piace un sacco, ho detto ma dai. Proviamo, poi non so che effetto avrà, se ha un effetto blando o veramente aiuta. Vediamo. Le usavo, ma le usavo un po' di tempo fa, adesso sinceramente non mi ricordo che effetto facciano. Ok, poi vabbè, abbiamo rirecuperato l'altra candelina che avevamo perso, perché erano due. E poi credo di aver finito. Vediamo un po', ci sono solo appendini dentro, la mia giacca che ho messo ieri. Vi vado a recuperare lo scontrino che ce l'ho qua. Ok, e questo è tutto lo scontrinone di Primark, quindi tutte le cosine che abbiamo visto qua. Sono riuscita a spendere 112 euro. 112 euro. Tutto lo vedete. Ok, dai, sono stata abbastanza brava, insomma, ho comprato un bel po' di cose, no? Cosa ne pensate? Per 112 euro ho
Ho comprato abbastanza, secondo voi ho risparmiato o no? Dai, secondo me sì, ho risparmiato. Poi mi sono fatta tentare, non volevo comprare più nulla, ma poi ho fatto un giro per altri negozi, perché Arese è veramente, veramente gigantesco. Andateci perché è veramente bello passarci un pomeriggio con le amiche, un pomeriggio proprio un relax, ci sta veramente. Chiamalo shopping. Ve ne andate veramente stanche perché dovete camminare ovunque, però ci sono anche tanti punti di ristoro un po' particolari, bellini, veramente anche buoni secondo me, qualitativi e ne vale la pena, dai, starci mezza giornata fuori. Io infatti mi sono fatta tentare dal poké, ho mangiato una bowl di poké veramente, veramente buona, 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 buona. Una bowl con l'acqua. Ho mischiato tra l'altro due proteine, tre tipi di verdure, quindi una bowl bella piena. Ho pagato circa 12 euro, quindi ho mangiato anche lì risparmiando. Dai, secondo me ci stava per la qualità del cibo, era veramente fresco. Il pesce crudo era veramente fresco, le verdure anche, era tutto buono. Ok, poi sono passata da Zara. Devo dire la verità che non ho visto veramente delle cose che mi attirassero tantissimo. E vabbè, io sono abituata adesso, a parte Primark, sono molto abituata a fare shopping online e quindi andare proprio fisicamente a fare shopping per me è un po' dispersivo perché vedo tante cose, sono attirata da tante cose e magari non riesco a concludere, insomma, quello che vorrei. In realtà questa volta mi sono fatta una bella listona da Primark e sono riuscita a comprare tutto quello che volevo, ma poi per il resto dei negozi mi sono un po' persa. Comunque da Zara non ho trovato un granché, sinceramente, l'esposizione non mi attirava particolarmente, riesco più a fare shopping online che fisico. Comunque mi sono piaciuti un sacco questi pantaloni di Zara, proprio classici, semplici, a sigaretta, molto molto taglio elegante così, fatti con le due taschine dietro, molto molto semplici. 25 euro in questo colorino giallo un po' primaverile, magari col blazer bianco, una camicia, un top semplice bianco, fanno un look molto 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 semplice, molto basico e anche un po' easy, ma elegante, diciamo. E ci sta, li ho presi. Tra l'altro il cotone di questi pantaloni è molto molto buono. Cercavo appunto un paio di pantaloni così da poter abbinare nel modo in cui vi ho detto. Li ho guardati in vari negozi, ma i migliori sinceramente mi sono sembrati questi di Zara. Ok, poi ho guardato Stradivarius e ahimè ho lasciato una tutina intera che mi ci piange il cuore, ma se riuscirò a tornare in un altro Stradivarius magari prenderò. Era beigiolina con un tessuto molto molto leggero, un pochino morbida, veramente bella, però l'ho lasciata lì, ho detto dai, ho speso già troppo, basta. E quindi vi saluto, questo è stato tutto il mio shopping da Primark. Non dimenticate, iscrivetevi se volete. Vi faccio anche tantissimi auguri di Pasqua, perché questo sarà l'ultimo video che vedrete prima di Pasqua. Magari vi carico, se riesco, non so, non vi dico niente, ma ho in mente qualcosina per Pasqua. Se riesco, e non lo so, ma un piccolo piccolo short. Io intanto vi mando tantissimi auguri e il mio solito mega bacione. Ciao, alla prossima!